E ora torniamo al Consiglio regionale che ha dato il via libera al piano integrato per la qualità dell'aria in Molise. Intanto pieno impegno anche del consigliere Antonio Tedeschi per progetti volti ad abbattere i livelli di inquinamento preoccupanti nella piana di Venafro. Vediamo. Il piano regionale integrato per la qualità dell'aria in Molise incontra il parere favorevole del Consiglio regionale, approvazione necessaria e non più rinviabile anche per non sottoporre la regione Molise al rischio di incappare nelle sanzioni dell'Europa, ha commentato il consigliere regionale Antonio Tedeschi, relatore del piano in terza commissione. Il via libera a Palazzo d'Aimmo, ha aggiunto, rappresenta un passo decisivo nella programmazione delle misure volte a tutelare la qualità della nostra aria. Il piano, infatti, è uno strumento di pianificazione che si pone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità che non comportino rischi o impatti significativi per la salute umana e per l'ambiente. Ora si potrà lavorare concretamente al raggiungimento di tale obiettivo. Da sempre impegnato sulle tematiche dell'ambiente, l'esponente dei Popolari per l'Italia volge lo sguardo alle aree che presentano maggiori criticità, come quella della Piana di Venafro e dell'intera Valle del Volturno. A breve, ha rimarcato Tedeschi, sarà discusso in Consiglio regionale l'ordine del giorno da me presentato e mirato ad escludere la centrale termoelettrica Era Ambiente operante a Pozzilli dall'elenco degli inceneritori strategici di preminente interesse nazionale, come previsto dal cosiddetto decreto Sblocca Italia. Tra gli impegni di Tedeschi, inoltre, un progetto al quale da me si sta lavorando con il governatore Toma, che punta ad abbattere i livelli di inquinamento nel Venafrano.